Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla ricerca e ai ricercatori italiani, rubrica che si chiama Talent Harbor e come sapete ormai facciamo in collaborazione con il mensile Le Scienze che ringraziamo per questo lavoro congiunto che è cominciato da qualche settimana e crediamo andrà avanti in maniera molto proficua ancora a lungo, quantomeno per tutto il nostro palinsesto, cioè fino alla prossima estate. Sono molto felice di avere con noi oggi Giuliana Galati. Benvenuta, Giuliana. Grazie, grazie dell'invito, ovviamente è un onore essere qui con voi e saluto tutti coloro che ci stanno guardando anche. L'onore è nostro, te lo possiamo assicurare. Giuliana, laureata in fisica, dottorato di ricerca in fisica, laureata a Bari, dottorato di ricerca in fisica a Napoli, oggi ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella sede di Napoli, in cui si occupa in particolare di ricerca prima sui neutrini e poi ci spiegherai anche di quello che da questa ricerca è scaturito. Benvenuta ancora, Giuliana, come stiamo facendo con tutti, ti chiederei di ripercorrere un po' le tappe che ti hanno portato fino ad essere una ricercatrice di questo livello, peraltro anche con una presenza non banale sui mass media, ma ne parleremo. La cosa che mi ha incuriosito è che tu ci hai raccontato, hai iniziato con il liceo classico, quindi non sembrava proprio che ti orientassi verso la fisica. Prego, Giuliano. No, è vero. Anzi, addirittura alla fine delle scuole medie io odiavo la matematica, pensavo che non sarebbe mai stata il mio mestiere, e forse anche per quello ho scelto il classico. E invece poi alla fine del liceo mi sono iniziata ad appassionare alla fisica, anche grazie alla mia professoressa. E il colpo di fulmine è arrivato proprio all'ultimo, con la tesina della maturità. Perché avevo deciso di affrontare il tema del tempo e mi ero iniziata a leggere un po' da sola cos'è la relatività. Quindi da lì è stato un colpo di fulmine, perché improvvisamente mi sembrava che qualcosa di magico diventasse scientifico. E siccome i misteri mi avevano sempre affascinato tantissimo, vedere dei misteri e delle cose magiche che però in realtà erano scientifiche, non erano un imbroglio, un'illusione, mi ha proprio colpito. E quindi ho detto, vabbè, buttiamoci. Tra l'altro, tutti quanti mi dicevano che fisica all'università era completamente diversa da quella del liceo, ma nessuno riusciva a spiegarmi in cosa. E quindi ho detto, vabbè, devo provare. Senti, poi l'iscrizione a fisica, la laurea, il dottorato, come sei arrivata all'istituto? Diciamo che è stato un percorso man mano. Devo dire la verità, io non mi sono mai sentita un genio straportato per la fisica, quindi tutto quello che ho fatto semplicemente sbattendo la testa sui libri e magari rinunciando alle uscite con gli amici. Ho avuto la fortuna di, diciamo, già nella tesi triennale di trovare una branca che mi appassionava tantissimo, che è quella della fisica del neutrino. E poi ho continuato a lavorare sempre nello stesso gruppo di ricerca. Anche quando mi sono trasferita a Napoli, ho continuato comunque a lavorare nello stesso esperimento, fino a quando l'esperimento poi si è concluso. Senti, intanto ringraziamo la professoressa che ti ha fatto appassionare, nonostante fossi in un liceo classico, alla fisica, ma ringraziamo soprattutto Albert Einstein per quella teoria straordinaria che ci ha spiegato come va il mondo in maniera molto diversa da come ci sembra che vada. Hai parlato di neutrini ed è appunto l'ambito in cui hai speso molto, molto tempo della tua ricerca all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Spiegaci cosa sono queste particelle così evanescenti, così sconosciute, ma così fondamentali per tutti noi, che ci stanno attraversando in questo momento senza che noi ce ne rendiamo conto. Esatto, ci sono neutrini ovunque, anche se, come dicevi, non ce ne rendiamo conto. Addirittura è la seconda particella più comune nell'universo, dopo i fotoni, che sono le particelle della luce. Ma sono particelle piccolissime e che hanno molta difficoltà a interagire con il resto del mondo. Quindi sostanzialmente attraversano tutte le cose indisturbate, attraversano noi, ma attraversano anche l'intera Terra, l'intera galassia, l'intero universo, e per questo sono così importanti, perché a noi arrivano i neutrini che sono partiti più o meno dal Big Bang, quindi possiamo, studiandoli, andare indietro nel tempo molto più di quello che ci consentono tutte le altre forme con cui possiamo fare astronomia.
Però ovviamente questo lato positivo del fatto che attraversano tutto indisturbati è anche il loro lato negativo, perché vederli è difficilissimo. Noi possiamo vederli solo se interagiscono, che è quello che non fanno quasi mai. E quindi si costruiscono degli esperimenti grandissimi. Quello in cui lavoravo io era l'esperimento Opera, che era situato nei laboratori nazionali del Gran Sasso, che sono questi laboratori immensi, bellissimi, un gioiello che abbiamo in Italia, che sono costruiti sotto la montagna del Gran Sasso in Abruzzo, e noi avevamo costruito quella che potremmo definire la macchina fotografica più grande del mondo. Questa è una metafora che ogni tanto anche altri esperimenti usano, ma io sono convinta che noi siamo gli unici a poterla usare veramente, perché la nostra macchina fotografica era costituita da lastre fotografiche, cioè come le vecchie macchine fotografiche che usavano le pellicole. Noi avevamo delle pellicole ovviamente un po' diverse da quelle delle macchine fotografiche, ma più o meno il principio è simile, e quindi questa macchina fotografica ve la potete immaginare come un palazzo di 4 piani, quindi immensa, e poi c'era tutto lo sviluppo delle lastre, così come nelle macchine fotografiche. E quello che volevamo vedere è se questi neutrini effettivamente possono trasformarsi uno nell'altro, perché ne esistono di 3 tipi, e uno dei grandi misteri era perché, diciamo, in alcune situazioni, come quando si guardavano i neutrini che provengono dal Sole, si trovassero meno neutrini di quelli che ci aspettavamo. La risposta è perché alcuni di questi si trasformano, e non tutti gli esperimenti possono vedere tutti i tipi di neutrini. Quindi noi guardavamo proprio questa trasformazione di neutrini da un tipo all'altro. Che è veramente, veramente straordinario. Ti ringrazio anche per aver citato i laboratori del Gran Sasso, che sono davvero un posto incredibile, un'eccellenza che abbiamo in Italia. Senti, com'è cercare per tutto il giorno delle cose così incredibilmente evanescenti come neutrini? Com'era la quotidianità di ricerca in questo senso? Ma guarda, io dico sempre che i neutrini insegnano tra le prime cose la pazienza, perché noi dovevamo analizzare quasi una per una tutte queste lastre fotografiche alla ricerca delle tracce lasciate da eventuali interazioni di neutrino. Perché ovviamente non vediamo il neutrino in modo diretto, perché come la parola indica è neutro e nessun rivelatore può guardare particelle neutre direttamente, ma vediamo cosa producono quando interagiscono con gli atomi della nostra macchina fotografica. E quindi c'era tanto lavoro, e nella maggior parte dei casi era l'ennesimo neutrino che non si era trasformato. Quindi noi, quando dico noi, in realtà intendo per fortuna una grandissima collaborazione di persone. Sono collaborazioni che hanno 100-200 persone coinvolte in laboratori in tutta Europa, in Giappone nel mio caso, ma si parla sempre di collaborazioni internazionali. E quindi noi guardavamo tutte queste interazioni, ne abbiamo viste diverse migliaia, per trovare alla fine 10 neutrini trasformati. Quindi la pazienza è al primo posto. Ti sei stampata una foto, ne hai stampato una foto, l'hai appesa in camera di questi 10 sì. Neutrini. Senti, l'hai accennato appunto, la ricerca sui neutrini può richiedere tanta pazienza, e faccio l'avvocato del diavolo, uno si chiede effettivamente a cosa serve poi intercettare queste particelle, se poi effettivamente non hanno nessun tipo di interazione con noi e col mondo. In realtà un po' ci hai detto, servono a capire come funziona il nostro universo, però è oggi il tema della ricerca che stai portando avanti. Poi ci sono delle applicazioni anche molto pratiche, molto importanti, che la tua ricerca, o perlomeno la scienza che sta dietro la tua ricerca, ti ha portato a vagliare. Sì, infatti molti chiedono, vabbè, ok, i neutrini sono belli, ma possiamo fare il motore a neutrini? Possiamo curarci con i neutrini? E la risposta è sempre no. E quindi quello che mi piacerebbe la gente capisse, anche chi non fa scienza, è che queste cose si studiano per il piacere di scoprire, e non sappiamo quali ricadute potranno avere un domani sul nostro futuro e su noi più, diciamo, in modo personale. Però anche già ora possiamo avere delle ricadute pratiche indirette.
Quindi, per esempio, dalle tecnologie che sono state sviluppate per questo esperimento, noi oggi facciamo altri esperimenti, alcuni che continuano a fare ricerca per il puro piacere di fare ricerca, come esperimenti sulla materia oscura o sempre che riguardano i neutrini, e altri invece più pratici, quindi sulla fisica medica, che diciamo più pratico di questo non c'è molto, comunque che ci tocca nel profondo. E quindi utilizzando le stesse tecnologie, lo stesso tipo di lastrine fotografiche e tutto quello che abbiamo sviluppato anche in termini di software, di analisi dati e così via, noi stiamo facendo delle misure che aiuteranno a migliorare quelli che sono i piani di trattamento di adroterapia. L'adroterapia è una tecnica per curare i tumori simile alla radioterapia che siamo più abituati a sentire, ma al contrario della radioterapia non utilizza elettroni e fotoni ma adroni, particelle più pesanti come protoni o ioni di carbonio, di ossigeno, per cercare di uccidere le cellule tumorali. Però ci sono ancora molte cose che non si sanno e che quindi rendono un po' più imprecise, diciamo, quando bisogna decidere quanta dose si chiama, ovvero quante particelle sparare sulla massa tumorale e così via. E noi stiamo facendo delle ricerche proprio per portare dei dati che verranno usati in questo campo. Il che mi sembra appunto intanto molto significativo e straordinario, ma soprattutto rivelatore di quanto qualsiasi ambito della ricerca poi alla fine davvero ricade in termini occupazionali, in termini di salute, in termini economici, in tutti i termini, sulla società tutta, per cui è importante ancora una volta ribadire il ruolo della ricerca in Italia e non solo, su cui tornerò fra poco, però c'è una cosa che hai detto all'inizio di questa nostra conversazione su cui mi piacerebbe tornare, cioè il fatto che eri affascinata dai misteri e dalle cose un po' inspiegabili e sei finita appunto prima alla relatività, poi temo anche alla meccanica quantistica, però questo mi ricorda che tu fai parte del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni delle Pseudoscienze, spero di aver ricordato bene. Che cos'è e perché è così importante questo comitato e come mai ne fai parte, ovviamente? Sì, è un comitato che è stato fondato ormai oltre 30 anni fa da Piero Angela, da altri scienziati, perché all'epoca andava molto di moda il paranormale e nessuno andava a controllare se quelle affermazioni così straordinarie che venivano fatte poi corrispondevano effettivamente a realtà. E quando si va a controllare si vede che le cose non stanno proprio come sembrano, quindi in tanti casi i fenomeni non si verificano. In altri casi i fenomeni si verificano ma hanno una spiegazione scientifica. E ci sono tantissime cose che si imparano anche studiando i misteri, da come è fatta la nostra mente, i nostri ricordi, anche a fenomeni fisici che magari non ci aspettavamo. Ce n'è uno molto famoso che citiamo sempre, del caso di una signora che diceva di poter mummificare le uova. Ora, non so tu, ma se io dovessi scegliere un potere paranormale, forse non sarebbe quello che vorrei come prima opzione. Comunque, lei aveva questo. Abbiamo fatto un'indagine con lei e abbiamo scoperto che in realtà qualunque uovo lasciato su un piattino in un luogo areggiato, dopo qualche giorno diventa mummificato, quindi solido, non puzza, non ammuffisce e così via. Sai che hai scatenato adesso un putiferio e tutti quelli che ti hanno ascoltato faranno questa cosa. Prego, prego, continua pure. Comunque, questo è per dire che anche analizzando i misteri, in realtà si scoprono delle cose nuove dal punto di vista fisico, dal punto di vista di come fare la sperimentazione. Noi utilizziamo tecniche che vengono utilizzate poi pari pari anche per esempio nello studio dei farmaci, il doppio cieco e così via. E si impara anche tanto, come dicevo prima, su noi stessi, quindi come per esempio si formano i nostri ricordi, quanto attendibile è un testimone. E a me questo ha sempre affascinato tanto e mi è anche, secondo me, servito poi nel mio approccio con la scienza, perché molte delle cose sono simili. Anche noi siamo scienziati, siamo umani, quindi non siamo infallibili quando ci approcciamo a un nuovo argomento. Senti, una delle cose che abbiamo omesso finora, ma che in realtà ti ha fatto riconoscere a molti di quelli che ci stanno guardando, è che tu sei uno dei volti di Superquark, dei giovani ricercatori che appaiono nello straordinario programma
di scienza e di divulgazione che conosciamo molto bene, nell'augurio che si faccia presto una terza serie, una riflessione appunto sul tema della divulgazione scientifica, peraltro in un periodo in cui, ormai è un periodo, quasi un anno, che tutti pendiamo dalle labbra degli scienziati, dei ricercatori, e ci scontriamo quotidianamente col fatto che, ahimè, la scienza non ha sempre tutte le risposte, anzi spesso ha soprattutto molte domande. Sì, penso che la divulgazione sia molto importante. Alcuni addirittura fanno una differenza tra divulgazione e comunicazione della scienza, perché vedono nella parola divulgazione un rivolgersi al volgo, quindi un qualcosa di mettersi sopra gli altri e voler istruire quelli che non sanno niente. Ovviamente non è assolutamente così. La comunicazione è proprio una condivisione di quello che la scienza fa. È ovvio che il mio lavoro è altrettanto importante di quello che può fare, non lo so, un avvocato, ma giusto per dire una prima categoria che mi viene in mente. E così come io non so niente di giurisprudenza, ho bisogno dell'avvocato, l'avvocato magari non sa niente dei neutrini. Se io gli racconto che cosa faccio, può rimanerne affascinato, non deve ovviamente cambiare il suo mestiere, è importante che faccia il suo. Però sono cose che riguardano tutti. E se noi scienziati rimanessimo chiusi nei nostri laboratori, o come si diceva un tempo, arroccati sulla torre d'avorio senza mai comunicare al di fuori quello che facciamo, avrebbero ben ragione le persone a non ritenere la scienza importante e a non voler anche investire nella scienza. E per questo penso che la comunicazione sia fondamentale, per far prendere coscienza a tutti quanti delle ricadute, dell'importanza della scienza, anche, come dicevo prima, della scienza pura, di quella che non sappiamo a cosa ci porterà, e poi per stimolare la mentalità scientifica, quindi per far capire come funziona la scienza, in modo che nessuno possa credere al primo ciarlatano che arriva dicendo che nella sua cucina ha trovato il rimedio miracoloso per curare tutte le malattie insieme con un decotto di arancia e non so che, e capisca che invece dietro c'è un processo molto più lungo, non sempre che va a buon fine. Nella scienza ci sono tanti errori, ma questi sono altrettanto importanti dei successi. E penso che questo è una cosa che non sempre viene comunicata con abbastanza rilievo, diciamo. Senti, ti chiedo un'ultima riflessione proprio sul tema della ricerca, cioè su quanto sia importante farla oggi in questo contesto mondiale, mi viene da dire, e di come si svolga. La tua esperienza è certamente italiana, ma è ovviamente internazionale. Poco fa accennavi al fatto che i team di ricerca per loro natura sono ormai appunto hanno una valenza mondiale, parlavi di Giappone e di altri stati. Cosa vuol dire fare ricerca oggi? Allora, secondo me è un'avventura bellissima da tutti i punti di vista. Cioè, da un lato stai scoprendo qualcosa che non è mai stato scoperto prima, e questo ovviamente fa sì che ogni giorno sia diverso dal giorno precedente. Ogni giorno è un passo avanti verso la conoscenza, anche se poi nella quotidianità magari significa semplicemente passare ore davanti a un codice che non funziona, con un errore che non riesci a capire da dove viene. E poi però è anche molto bello dal punto di vista umano. La fisica, per esempio, come dicevo prima, ormai è fatta quasi sempre da grandi collaborazioni, soprattutto nel mio ambito di ricerca, che è quello della fisica fondamentale, delle particelle e così via, e si collabora tutti insieme. Nel CERN, che è uno dei centri di ricerca più grandi che ci siano al mondo, ci sono persone che vengono veramente da ogni angolo del pianeta, di ogni nazionalità, anche da paesi che magari sono in guerra tra di loro. E tutte queste persone collaborano insieme per uno stesso obiettivo. E ogni volta che io penso a questa cosa, un po' mi fa commuovere, perché penso che sia uno stimolo verso un mondo di pace, di collaborazione, alla ricerca di un futuro migliore, e credo sia uno degli aspetti più belli della scienza. Ne siamo convinti anche noi. Grazie di cuore Giuliana Galati, ricordo, ricercatrice all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella sede di Napoli. Speriamo di incontrarci presto, magari dalle parti della centrale dell'acqua di Milano. Grazie a voi per l'invito.